affondare nei pensieri da poi comunicare alla platea, perché i pensieri e le emozioni poi ce li fanno, ce li provocano i ragazzi, gli alunni. Io stamattina quando sono arrivata qui, la prima cosa che ho notato, perché purtroppo sono una dirigente che nota un po' tutto, è stato questo addobbo coreografico bellissimo con queste stelle di Natale. Mi è piaciuto tantissimo, perché dà l'idea dell'attaccamento alle cose, della professionalità, della serietà. Però ho pensato subito, immediatamente, che le stelle più belle, più vivide del firmamento scolastico sicuramente sono i nostri alunni, che brillano di autonomia, di intelligenza, di simpatia, di capacità. Noi siamo fortunati a vivere nella scuola. Io dico sempre che chi vive nella scuola si tiene sempre in armonia, perché la scuola è l'epifania dei valori universali, dei buoni propositi, dei buoni pensieri, e non a caso sono i ragazzi poi che ci mettono in crisi e che ci fanno riflettere, perché i ragazzi sono buoni, come lo vogliono, come lo desiderano, come lo pensano e come lo immaginano, ce l'hanno espresso in tutte le maniere, con linguaggio verbale, con linguaggio non verbale, in tutti i modi, nella maniera più completa. Ha parlato del Natale domestico con tanta disinvoltura in dialetto napoletano, in dialetto no, in dialetto locale. Ce l'hanno detto in dialetto napoletano, ma ce l'hanno detto con la grande poesia di Gozzano, ce l'hanno detto praticamente con Natale di guerra, e quindi ce l'hanno detto in tutti i modi, con i canti, con i balli. Quello è il Natale per loro, e questo ci deve far riflettere, ci deve far riflettere che man mano che crescono, purtroppo noi siamo dei pessimi docenti. La didattica del male, io dico, che li insegnano gli adulti, loro non sono capaci di prefigurarsi mai, neanche di immaginarlo mai. Quella è la società migliore. Siamo noi che dobbiamo apprendere da loro sempre, in ogni contesto e in ogni situazione. Allora facciamo in modo che i messaggi dei ragazzi, i loro atteggiamenti, i loro comportamenti, i loro impegni, la loro disinvoltura, sia il nostro augurio per Natale. Cioè che il Natale possa essere per noi sempre quello che i ragazzi ci hanno voluto dire. E già questo basterebbe a cambiare tante cose. Io volevo soffermarmi un attimo a fare delle riflessioni un po' sulla nostra scuola. Intanto dico che queste nostre stelle che si sono esibite vivono un po' qua la luce indotta, e la luce indotta sicuramente proviene dal corpo docente. Consentitemi di fare questo apprezzamento molto forte e molto importante. I docenti di Castelvetri sono docenti dotati di grande professionalità. Io volevo soffermarmi sui bambini della scuola materna. Io da poche parti ho visto quell'autonomia, quella disinvoltura, quella capacità di saper gestire le loro emozioni. Sono bambini di 3 anni, di 4 anni. È inimmaginabile che loro possano avere quel dominio di sé già a quell'età. E questo va tanto merito sicuramente ai docenti della scuola primaria, della scuola materna, che oltretutto già insegnano forti, forti sentimenti di solidarietà, e l'hanno dimostrato anche con la mostra delle bigotte che hanno fatto per l'UNICEF. Io ho voluto anche che quei bigotti fossero esposti alla mostra dei presepi a Circello, perché ho visto praticamente la perfezione, l'impegno, la puntualità e la collaborazione forte delle famiglie. E alla mostra dei presepi abbiamo avuto modo di sfoggiare anche le poesie che i nostri
incontreremo i bambini della scuola materna che assolutamente dovranno esibirsi, perché queste stelle noi le dobbiamo far